Una notizia pungente che invade il web. Dillo alla mamma, il meme che è divenuto un fulmine a ciel sereno nel controverso scontro tra Fedez e Luis Sal, impazza sui social. Il concetto di momager, la madre manager, sembra aver acquisito un ruolo centrale nella cultura pop e Fedez non è certo l'unico ad aver messo la carriera artistica nelle mani materni. Ma che cos'è veramente questa figura di momager e come mai si è guadagnata così tanto interesse online? Andiamo a disvelare i dettagli. Al centro della polemica troviamo Anna Maria Tatiana Berrinzaghi, madre del rapper Fedez e, nello stesso tempo, sua manager personale. Da qui il termine momager, che identifica una madre che fa anche da manager. Non è solo Fedez a far parte di questa peculiare famiglia di artisti. Prendiamo per esempio Kris Jenner, famosa momager delle star del calibro delle figlie Kardashian-Jenner, Kourtney, Kim, Khloe e Robert, nati dal primo matrimonio con l'avvocato Robert Kardashian, e Kendall e Kylie. E poi, incontriamo Celestine Beyoncé Knowles Lawson, o più semplicemente Tina Knowles, la madre manager delle famose sorelle Beyoncé e Solange Knowles. Anche Tish Finley Cyrus, o meglio Tish Cyrus, è riconosciuta per aver guidato le carriere delle figlie Miley Cyrus e Noah Cyrus, insieme a Jonathan Daniel, fondatore della casa discografica Crush Music. Il caso di Selena Gomez è interessante. La cantante ha scelto di affidarsi alla mamma Mandy T-Fay e al patrigno Brian T-Fay, anche se la loro collaborazione è terminata nel 2014 a causa di disaccordi familiari. Infine, dobbiamo citare Donata Melina Nicolette Dina Lohan, nota figura televisiva americana, che ha in gestione la carriera della figlia Lindsay Lohan. Tali esempi illustrano come la figura della momager sia diventata un fenomeno sociale rilevante, meritevole di un'attenta riflessione.